A quanti in questo periodo di cene prenatalizie è arrivato un messaggio del genere? Con l'aumento dei contagi e l'incombere della variante Omicron negli incontri più frequenti tra amici e familiari, è facile ripiombare nel puzzle delle quarantene, tamponi e autoisolamento. Intanto va stabilito se sia stato un contatto stretto o un contatto a basso rischio. Un contatto stretto è un convivente di un positivo, una persona che ha avuto un contatto fisico con un positivo, una persona che ha avuto un faccia a faccia per più di 15 minuti a distanza inferiore di 2 metri, una persona che si è trovata in un ambiente chiuso senza mascherine adeguate con un caso di Covid ed un passeggero di treno o aereo a meno di 2 posti. La presenza in prossimità sotto i 15 minuti e superiore ai 2 metri, ad esempio, viaggiatori di un volo seduti lontani dal caso positivo sono considerati a basso rischio. Questi non dovranno fare nulla se non mantenere le precauzioni generali anti-Covid. Se invece si ha un contatto stretto, la prima cosa da fare è chiamare il proprio medico di famiglia. Se, come nel nostro caso, non risponde, andiamo a provare il numero messo a disposizione dal governo a inizio pandemia, il 1500. 1500 fornisce informazioni sull'infezione da nuovo coronavirus tutti i giorni, 24 ore su 24, ed è svolto da personale che opera in modalità smart working. Aspetto per 15 minuti tutti e gli poi. operatori sono al momento occupati. Buonasera, 1500 Ministero della Salute, come posso aiutarla? Ti ho chiamato varie volte questa settimana, ma non funzionava mai, quindi avevo un po' perso la In che speranza. senso? Nel senso che aspettavo 10 minuti, 12 minuti e Ah, poi. non è riuscita a parlare con noi? Ecco, esatto. Ok, mi dica cosa ha bisogno. Sono stata a contatto di un positivo ormai qualche giorno Sì? fa, perché appunto. Ma parliamo di un positivo con un tampone rapido o molecolare? Molecolare. Ok, questa domanda però mi perdoni signora se la interrompo, ma mi spiace che è stata tanto al telefono. Ma per capire l'iter burocratico del protocollo Covid lo sa solo un medico e quindi deve chiamare il suo medico di base. È lui che conosce i Ah, protocolli Covid, ok, quindi voi non non noi. fate Noi questo. gestiamo i Green Pass. Troviamo un numero verde della ASL 2 nella pagina info Covid-19, siamo a Roma, Lazio. Un po' di attesa e seguiamo le istruzioni, ma non è quello giusto. Buongiorno, salve. Avrei bisogno di capire una cosa. Io sono stata un contatto con un positivo. Cosa devo fare? Signora, noi da qui non vi diamo indicazioni, quello è il medico o il SISP che vi dà indicazioni. Il? SISP, Siena Imola, Siena Padova, il servizio di igiene e sanità pubblica. Ah, ok, voi che cosa fate quindi? Scopriamo Noi prenotiamo analisi, visite domiciliari e visite in intramenia. l'esistenza del SIP, il servizio igiene e sanità pubblica, ma nessuno risponde. Decidiamo di scrivere una mail e il giorno dopo richiamano. Abbiamo ricevuto la mail in cui ci segnalava di aver avuto un contatto stretto con un paziente positivo Sì. in data mercoledì. Parliamo di questo mercoledì del 15 dicembre, Sì. giusto? Sì. Ok, lei dovrà osservare un periodo di quarantena fino al giorno 22 dicembre, se è vaccinata. Sì, sono vaccinata, quindi. Okay. Il 22 dicembre potrà fare un tampone anche antigenico, rapido, e Ok. se questo è negativo potrà uscire dalla quarantena. Ok. Quindi, se si ha un contatto stretto e si è vaccinati, 7 giorni di isolamento e poi si può uscire con un tampone negativo, sia rapido che molecolare, oppure 10 giorni se non si è vaccinati. In alternativa, se non si vuole fare il tampone, si possono fare 14 giorni di isolamento senza sintomi. Alla fine riusciamo a raggiungere il nostro medico che ci dà un dettaglio in più. Allora, lei adesso si mette in quarantena per 7 giorni. Ok. Alla fine del settimo giorno fa un tampone molecolare. Molecolare. Molecolare, se è negativo è libera. Il molecolare è lo stato dell'arte. Qualcuno libera col test rapido, ma col test rapido ci sono troppi errori e non posso permettermi di liberare una persona che poi invece è positiva.